Il titolo del mio intervento è Personaggi della Divina Commedia presenti in Sardegna, Michele Zanche. Avremmo potuto intitolarlo Personaggi sardi presenti nella Divina Commedia, ma un primo punto della questione sta proprio qui. Michele Zanche è innanzitutto un personaggio della commedia, che ha una corrispondenza solo parziale con il Michele Zanche storicamente attestato, sul quale in fin dei conti si sa pochissimo, ma che doveva essere sufficientemente noto a Dante, tanto da diventare uno stereotipo da utilizzare nella sua opera, quello del barattiere, del reo cioè di corruzione, concussione e peculato. Oppure, in una visione più riduttiva, potremmo pensare che Zanche sia stato scelto semplicemente perché è funzionale all'assonanza con il nome dei diavoli Malebranche, e con altre parole dallo stesso esito, come ha ipotizzato Rossano De Laurentiis. Chi era dunque Michele Zanche? Di lui sappiamo che nacque molto probabilmente a Sassari agli inizi del XIII secolo, anche se non conosciamo la sua ascendenza diretta, e che nel 1233 partecipò ai tumulti scatenati contro il giovane giudice di Torres, Barisone III, dall'emergente ceto borghese cittadino che ambiva a costituirsi in comune, tanto che la Societas di cui faceva parte anche Michele fu costretta alla fuga dalla Sardegna, trovando riparo a Genova. Qui, il 15 settembre 1234, i ribelli sassaresi diedero procura a due esponenti dei Doria, che da tempo erano ben inseriti nella società e nelle istituzioni giudicali, per trattare una concordia con Barisone e ottenere la restituzione dei beni che erano stati confiscati a Zanche e soci. Come è noto, le cose si risolsero poi in un altro modo. Nel 1235 Barisone fu barbaramente ucciso in una nuova rivolta, ma Sassari non riuscì a realizzare il sogno di ergersi a comune, subendo la restaurazione del potere giudicale sotto l'autorità di Adelasia di Torres e del marito, prima Ubaldo Visconti, poi Enzo di Svevia. Di Michele Zanche si perdono invece le tracce, anche se immaginiamo che sia lui che altri membri della sua famiglia abbiano continuato a operare a Sassari e in Sardegna e a mantenere rapporti con Genova e anche con Bonifacio in Corsica. Per avere un'altra notizia su Michele dobbiamo aspettare il 1253, anno in cui compare in un documento che ne attesta gli affari con la famiglia Ligure dei Maiocco. Sempre all'ambiente genovese è legata la vicenda matrimoniale di Michele, che intorno al 1250 sposò una non meglio identificata Simona Doria. Di questa donna sappiamo solamente che nel 1262 si trasferì con i suoi beni e il suo seguito dalla Sardegna a Bonifacio. Più che un normale trasferimento, è forse il segno di una fuga precipitosa da Sassari, mentre nel giudicato di Torres, a seguito della morte di Adelasia nel 1259, infuriava una lotta durissima per la conquista del potere, così come è già avvenuto nel giudicato di Cagliari. Una lotta i cui esiti avrebbero ridisegnato gli assetti politici dell'intera isola. Michele si trovava già in Corsica? O era a Genova per affari, oppure rimase in Sardegna a difesa dei propri interessi, riuscendo magari a trarre qualche vantaggio dalla situazione. Non abbiamo alcuna informazione precisa al riguardo, ma è assai probabile che Michele Zanche abbia costruito nuove fortune proprio nel contesto di ricomposizione politica del luogo d'oro, che si avviava ad essere spartito tra Doria, Malaspina, giudicato di Arborea e comune di Sassari, con una pesante influenza e regia di Pisa. In questo senso vanno lette le strategie che Michele perseguì per i propri figli, dei quali peraltro non è del tutto sicura l'attribuzione. L'unica figlia certamente documentata è infatti Richelda, che intorno al 1270 si unì in matrimonio con Giacomo Spinola, esponente di una delle più potenti famiglie genovesi. Nei primi del Trecento, la loro figlia Giacomina si preoccupava di recuperare i cospicui beni situati a Sassari e in tutta la Sardegna
che le spettavano dall'eredità materna e dai lasciti della vedova di Corrado Malaspina. E questo è il segno di un legame imprecisato anche con l'importante casato lunigianese e soprattutto di una nuova fase di instabilità del quadro politico, agitato stavolta dall'attesa dell'avvento del re d'Aragona. Una situazione alla quale gli eredi di Michele Zacche dovevano forse assistere da lontano. Sono attribuiti a Michele altri due figli, Mariano e Caterina. Il primo nacque probabilmente da un'unione diversa da quella con Simone Doria. Di questo Mariano sappiamo che verso il 1260 sposò la pisana Melda Sismondi, dalla quale ebbe un figlio ugualmente chiamato Mariano. Un documento del 1283 rivela che al giovane Mariano spettavano diritti sui villaggi di Enene e Sennori in Logudoro e su altri villaggi situati sempre in Logudoro e in altre parti della Sardegna, diritti che gli derivavano per eredità dai suoi nonni e dal padre. Sarebbe interessante conoscere la sorte di queste proprietà, che in parte finirono per essere inquadrate nel territorio del comune di Sassari. Infine, l'altra presunta figlia di Michele Zacche, Caterina, che fu data in moglie intorno al 1262 a Brancaleone Doria, personaggio di assoluto rilievo nella Sardegna tra 200 e 300, a capo di una estesa signoria nel Logudoro. Di Caterina sappiamo che risiedette a Genova, nella prestigiosa dimora signorile di San Matteo, dove figura impegnata tra il 1275 e il 1316 in una serie di negozi riguardanti Liguria, Sardegna e oltremare. Potremmo dire una donna di successo. Tirando le somme, queste poche informazioni ci consentono comunque di inquadrare Michele Zacche e la sua famiglia nel dinamico ceto mercantile sassarese che durante il XIII secolo si muove tra Sardegna, Corsica e Liguria, coniugando interessi politici e commerciali. Le sue abili strategie sono confermate dall'articolata rete di legami imbastita per sé e per i propri figli con le più eminenti famiglie di Genova e di Pisa. Quello che emerge però non è solamente una vocazione, per così dire, imprenditoriale, ma anche il conseguimento di poteri signorili, di natura fondiaria e territoriale, in virtù di una posizione di forza maturata certamente nella fase di disfacimento del giudicato di Torre. La morte di Michele deve collocarsi entro il 1282, in circostanze imprecisate dalle fonti documentali. Da qui, possiamo dire, inizia la sua vicenda ultraterrena, quella letteraria riservatagli da Dante nella Commedia. Donno Michele Zacche di Logudoro compare nel 22° canto dell'Inferno, in compagnia del gallurese frate Gomita, nella bolgia destinata ai barattieri. Di Michele Zacche si parla però anche nel 33° canto dell'Inferno, a proposito del delitto commesso nei suoi confronti da Brancaleone Doria, insieme a un suo parente prossimo. Dante era dunque al corrente della fama di Michele e della vicenda della sua morte. Le notizie dovevano derivargli da fonti dirette, genovesi e toscane, tra gli altri da quei marchesi Malaspina che gli avevano dato ospitalità. Naturalmente, doveva trattarsi di informazioni parziali, cioè limitate e di parte, ma che al poeta servivano unicamente nella costruzione della propria opera letteraria. Che Michele Zacche potesse essere noto come un abile trafficone è certamente plausibile. Sulla sua morte per mano di Brancaleone Doria non ci sono invece riscontri documentari. Ma ripeto, questo non doveva interessare in alcun modo a Dante. Ad arricchire ulteriormente il quadro contribuiscono i commentatori della Commedia, che pongono sul piatto una serie di elementi ancora una volta quasi del tutto privi di controprove documentari. I più antichi commenti pongono l'accento sull'alto profilo e sulla ricchezza di Michele, che sarebbe stato fattore o siniscalco della madre di Enzo di Hohenstaufen, definita signora del Logudoro,
o ancora cancelliere del giudicato di Gallura. I commentatori divergono rispetto al matrimonio di Michele. Secondo alcuni, in seguito alla morte di Enzo, Michele, grazie alle sue baratterie, avrebbe sposato la donna, dopo la cui scomparsa sarebbe diventato giudice di Logudoro. Secondo altri, Michele avrebbe invece impalmato l'ex moglie di Enzo, Adelasia. Dall'unione con l'una o con l'altra donna sarebbe nata una figlia, della quale i commentatori non riportano il nome, andata poi in moglie a Brancaleone Doria. Un'altra notizia riportata dai commentatori è quella relativa alle seconde nozze consumate da Michele con una anonima sorella di Brancaleone Doria, il quale avrebbe in seguito ucciso a tradimento il suocero durante un banchetto insieme a un complice. Cosa possiamo dire su queste notizie? Se da una parte i commentatori danteschi mostrano una conoscenza niente affatto superficiale delle cose sarde, dall'altra non sono poche le stonature. Innanzitutto, non è suffragato da attestazioni documentarie il dato relativo al ruolo svolto da Michele al servizio di Enzo di Svevia e di Adelasia di Torres. La stessa Adelasia è evidentemente confusa con l'omonima madre di Enzo, la tedesca Alaita von Urslingen, anche se i nomi delle due donne non sono mai espressamente citati dai commentatori. Non c'è poi alcun riscontro sul matrimonio tra Michele Zanche e Adelasia. Solo a livello di congettura, poco più di una suggestione, si potrebbe ipotizzare l'esistenza di una liaison di Michele con Adelasia, il cui frutto potrebbe essere stato quel Mariano, che è anche il nome del padre di Adelasia, poi coniugatosi con Melda Sismondi, giustificando così il riferimento ai diritti vantati dall'omonimo nipote in varie parti del Logudoro e risalenti ai nonni, eventualmente proprio Michele Zanche e Adelasia di Torre. Quanto infine ai rapporti con Idonia, l'anonima sorella di Brancaleone non può essere identificata con la Simona nota dalle fonti documentarie andata in sposa a Michele, né può identificarsi con Caterina, la presunta figlia avuta dalle prime nozze, poi maritatasi con lo stesso Brancaleone, che in tal caso avrebbe peraltro sposato sua nipote. Naturalmente l'analisi critica dei dati non deve deprimerci, ma al contrario stimolarci a continuare la ricerca, nella speranza di reperire ulteriori informazioni su Michele Zanche. Ma soprattutto deve indurci a continuare nell'esercizio più difficile, quello dell'interpretazione dei dati a nostra disposizione. Da questo punto di vista, gli spazi sono molto ampi e richiedono una visione delle cose non ristretta al contesto sardo. Proprio la dimensione tirrenica di Michele Zanche impone infatti un'indagine a tutto campo, verso quella pluralità di interessi che avevano fatto del nostro personaggio una figura emblematica, un peccatore esemplare agli occhi di Dante. Se ci pensiamo un attimo, un tipico sardo del XIII secolo che non ha niente a che fare con gli stereotipi classici sulla Sardegna e sui suoi abitanti. In quella che potremmo considerare la vetrina letteraria più importante del Medioevo, il sardo non è un uomo delle campagne, delle montagne, un servo, un asservito, ma è una sorta di imprenditore ben integrato nei processi economico-sociali e politici del 200. Un sassarese, un cittadino, un uomo del suo tempo, che divide i suoi interessi economici e familiari tra Sardegna, Corsica e Liguria. Già solo questa riflessione ci proietta verso inedite e promettenti prospettive di ricerca.